siamo stati coinvolti come di consueto nelle operazioni di accoglienza, quindi i miei operatori già da questa mattina dall'area oppressa sono qui a dare una mano e a cercare di appunto approntarsi per i primi che sono da discesi, la ragazza avete visto passare e poi insomma quindi con quello che riguarda la parte del cibo e poi insomma tutto quel supporto nell'accompagnarli nelle varie fasi insomma dell'accoglienza. La cosa bella da pensare è che quello che viene preparato per loro, dalla cittadella in questo caso, è stato messo insieme grazie all'impegno degli operatori certamente coinvolti, ma anche dei ragazzi che già ospiti, sapendo l'arrivo di questa nave, hanno dato una mano nel preparare appunto quelle che sono le prime risposte alimentari che diamo loro. Insomma, ed è bello vedere che c'è questa fraternità. Anche questa volta è necessario fare un appello agli spezzini per chiedere aiuto? Dunque, nella provvidenza delle cose e veramente per grazia di Dio, questa volta non abbiamo fatto un appello specifico. Chiaramente chiunque ci porta donazioni è provvidenza che arriva, quindi questo è sempre benvenuto. Però ecco, abbiamo scelto appunto di non fare richieste specifiche perché grazie proprio alla generosità sempre grandissima degli spezzini abbiamo avuto già diversi capi d'abbigliamento già messi a posto, piegati per bene, nuovi peraltro, e ci hanno permesso di poter dare quindi risposta pronta ai nostri ragazzi. Questo è uno sbarco particolare perché coinvolge tanti minori e a poche ore dall'ennesima strage in mare. Sì, ahimè, proprio ieri mi trovavo a riflettere e a parlare con dei ragazzi, scusate, con i quali sono stato insieme alla Giornata Mondiale della Gioventù e il Papa proprio in quell'occasione ha ricordato l'importanza dell'accoglienza. Leggere i tweet, io al giorno con quelli, 41 appunto qualche giorno fa, 30 ho letto questa mattina ancora ulteriori dispersi, dico mamma mia quanta sofferenza. Certamente ecco, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però tutto questo mi interrogo ecco, e dico, ma penso come uomo di chiesa, ma ognuno poi per la sua parte, chi è sopra di me, nella parte poi della gestione degli stati, insomma, cosa possiamo fare perché questo non accada più, perché veramente sono notizie che fanno rabbrividire, pensando poi che di fronte a tanta dialettica, ma alla fine poi certo vorremmo che questi migranti non intraprendessero strade pericolose per arrivare qui, soluzioni rischiose, ma la scelta di fronte a questo rischio è tante volte la morte, come loro stessi raccontano. Quindi riuscire a mettere insieme la parte della prudenza, certamente, ma anche con la salvezza, che tante volte è così per loro nel fare questo viaggio, beh, credo che sia una scommessa sulla quale lavorare tanto, perché attualmente siamo fallimentari. Finché ci sono queste notizie di questi morti, siamo tristemente fallimentari. Questa mattina, insieme a molte associazioni del territorio e ai partiti politici del centro-sinistra, abbiamo svolto un presidio di accoglienza per l'arrivo della nave Geo Barents. La presenza di 49 migranti, di cui 30 minori non accompagnati, minori che hanno subito nel viaggio di arrivo moltissime situazioni critiche, tra cui anche violenze, così come risulta dalle cronache, e il decreto Piantedosi fa in modo che abbiano dovuto subire ulteriori tre giorni di viaggio per arrivare appunto all'approdo. È una vergogna, io credo, ed è una norma che deve essere cambiata.